Ciao! Oggi vorrei parlarti di un problema che riguarda molti creativi, quasi tutti, ovvero il blocco della creatività. Se ci pensi, non si tratta soltanto di un blocco che affligge la tua persona nel momento in cui deve produrre un'idea, in cui lavora, in cui deve presentare un progetto e ha una scadenza, oppure deve farsi venire un'idea nuova. Affligge molte persone che abbiano nella creatività il loro sfogo, il loro motivo per vivere, la loro gioia. Quindi va un po' al di là del lavoro puro, di chi fa l'architetto, di chi fa il fumettista, di chi dipinge quadri per lavoro, è qualcosa di più complesso. Allora, innanzitutto ti vorrei dire questo: il blocco della creatività, quel momento di impasse in cui non sai bene che cosa fare, non riesci a cominciare un lavoro, non riesci a terminarne un altro, ti senti smarrito, forse overwhelmed, cioè troppo impegnato, hai preso forse troppi impegni, insomma, per un qualche motivo sei fermo. Sei fermo, sei ferma e non sai come andare avanti. Se ci fai caso, questo blocco è ciclico ed è anche una cosa molto naturale. Devi sapere innanzitutto che è normale e fisiologico. Il creativo ha bisogno di rigenerarsi. La sua parte creativa ha bisogno di rigenerarsi, quindi è una cosa del tutto normale avere un periodo di qualche giorno di blocco. Non porta a nessuna conseguenza, anzi serve proprio a ricaricare le pile, perché non siamo macchine. La creatività in particolare ha bisogno dei suoi tempi e vanno rispettati. Detto questo, ti vorrei dire le tre piccole formule che tu puoi adottare per venire fuori da questo impasse, dal blocco creativo. Numero 1. Fai qualsiasi cosa purché non abbia a che fare con il tuo lavoro o con la creatività in genere, con il tuo creare idee, avere idee, qualsiasi cosa. Che significa? Ci sono le scale da pulire, da un po' che non bramazzi le scale. Ecco un buon momento per farlo. Ma non c'entra niente col lavoro, sì, appunto per quello, proprio perché non c'entra nulla. Puoi uscire, vedere quell'amico che non vedi da tanto, la socialità aiuta molto. Potresti pulire i vetri, sì, hai capito bene, pulire i vetri, cambiare le tende, perché è ora di cambiare le tende, sì. Tutte cose che ti distraggano dalla tua attività creativa, perché c'è bisogno di questo, di distrarsi per un certo periodo di tempo. Però non di bloccarsi completamente. Facci caso, se tu cominci a bloccarti anche fisicamente e finisci su un divano, spiaggiato, oppure nel tuo letto e non fai nulla, quello è l'inizio di un periodo ancora peggiore, se è possibile. Devi, pensare a questo, che tante volte quando ci teniamo comunque attivi anche fisicamente, ti ripeto, facendo piccole cose, non c'è bisogno di fare grandi sforzi, non è questo. Ma impedire che il blocco prenda anche l'attività fisica è fondamentale, perché ti tiene comunque attivo mentalmente, non sprofondi possibilmente in uno stato depressivo più grave. E nello stesso tempo è rigenerativo per la mente. Questo genere di cose aiuta veramente molto a non finire nel blocco fisico, che è un problema in più, perché da lì potresti sprofondare, come ti dicevo, in un altro stato. E contemporaneamente fai qualcosa di utile. Numero 2. Organizza, fai spazio, pulisci la tua scrivania, il tuo angolo di lavoro, il tuo tavolo, come ho fatto io, per esempio ieri sera. Riorganizza, soprattutto pulisci, devo dire, la tua scrivania. Hai un treppiedi, un trespolo, un tavolino, un bugigattolo in cui lavori, qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa si tratti, fai questa operazione. La mia scrivania è bellissima e se riuscirò a spostarla, ti farò vedere. A cosa
serve questa operazione? Quando tu hai ripulito la tua scrivania, togliendo i resti del lavoro precedente, ti prepari mentalmente ad un nuovo lavoro o alla riorganizzazione del lavoro. Quando hai tolto, nel mio caso, la carta vetrata, i pezzi di ferro, i pezzi di plastica, tutti i rimasugli, le vernici, ho rimesso a posto le vernici, si è fatta chiarezza nella mia mente. Questo sicuramente funziona anche per te, sicuramente. Avere un piano di lavoro, un piano lavoro pulito, riordinato, riorganizzato, fa spazio dentro di te e non soltanto fisicamente. Terzo punto, non pretendere la perfezione. Smetti di essere perfezionista. Prima di tutto perché la perfezione non esiste, è una creazione umana. È perfetta la natura, ma non noi. Non esiste. Abbandona il perfezionismo, è quello che ti porta alla rovina. Allora, mi raccomando, niente perfezionismo, ma accettare che un lavoro sia finito. Tutti i creativi sanno cosa voglio dire. Bisogna accettare che quel lavoro vada bene così com'è e non metterci più mano. Questo è uno dei motivi per cui a volte ci si blocca come creativi. Allora, io spero che questo video possa averti dato una piccola mano, o magari una grande mano, a venire fuori dal blocco dell'artista, del creativo. Nel frattempo ti saluto, ti ringrazio se mi hai seguito e anche se non mi hai seguito fino a qui, ti ringrazio, al prossimo video. Ciao!